tua memoria. AC Milan uguale vittoria. In Europa si è fatta la storia. Milanisti nel cuore. Sono 11 in campo e milioni là fuori. Rossoneri guerrieri. Anche all'estero sentono i cori. È una realtà partita da qua. La città della Madonnina. Innamorato pazzo di lei. Nella testa c'ho solo il Milan. Tifo la squadra migliore del mondo. E non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo. E non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo. E non la cambio nemmeno per sogno. Guardo il Milan alla TV. Seguo le partite alla radio. Ma mi esalto molto di più quando esco e vado allo stadio. Canto per 90 minuti. Anche dopo aver fatto la fila, i rossoneri non restano muti. Tutto per il magico Milan. Non mi importa quando e dove. Vincere è quello di cui ho bisogno. Tifo la squadra migliore del mondo. E non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo. E non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo. E non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo. E non la cambio nemmeno per sogno. Memoria, AC Milan uguale vittoria. In Europa si è fatta la storia. Milanisti nel cuore. Sono 11 in campo e milioni là fuori. Rossoneri guerrieri. Anche all'estero sentono i cori. È una realtà partita da qua. La città della Madonnina. Innamorato pazzo di lei. Nella testa c'ho solo il Milan. Tifo la squadra migliore del mondo. E non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo. E non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo. E non la cambio nemmeno per sogno. Guardo il Milan alla TV. Seguo le partite alla radio. Ma mi esalto molto di più quando esco e vado allo stadio. Canto per 90 minuti. Anche dopo aver fatto la fila, i rossoneri non restano muti. Tutto per il magico Milan. Non mi importa quando e dove. Vincere è quello di cui ho bisogno. Tifo la squadra migliore del mondo. E non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo. E non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo. E non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo. E non la cambio nemmeno per sogno.
che tengo a memoria. AC Milan uguale vittoria, in Europa si è fatta la storia. Milanisti nel cuore, sono 11 in campo e milioni là fuori. Rossoneri guerrieri, anche all'estero sentono i cori. È una realtà partita da qua, la città della Madonnina. Innamorato pazzo di lei, nella testa c'ho solo il Milan. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Alla TV, se vuole partite alla radio, ma mi esalto molto di più quando esco e vado allo stadio. Canto per 90 minuti, anche dopo aver fatto la fila, i rossoneri non restano muti. Tutto per il magico Milan, non mi importa quando e dove, vincere è quello di cui ho bisogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tabella. Scusami, Giorgina, ma noi siamo in diretta, io, Mauro e tutte le persone su Twitch, cioè, e tu ci chiami Mauro e cade la connessione. Un pallone degli anni che non so, adesso non dovrei dire una stupidata, ma mi è stato regalato. Un 50. È carino, solo mia mamma lo poteva tenere con tanto amore come se. Hai giocato tu, dai. Ci possiamo metterla? C'è un bimbo nuovo. No. Hai sentito cosa? Del Milan. Ma non hai sentito cosa combina? Hai fatto il del Milan. Non ti serviva che ti facevo un basso. Ma guarda, tutte le foto del pastiere. Facciamo entrare Ringo, che chiediamo a lui direttamente. Ringo. Eccomi, ragazzi. Specchia gol. Quante notti ha dormito Mauro questa settimana? 5, 4, 2, 1 o nessuna? E in questo momento il 50% delle persone che sono in diretta con noi stanno votando per nessuna. Gabri, cosa ne pensi? Tu mancia! Adesso è venuto fuori un po' il... No, che sono le mie anche io! Ce le ho anch'io! Questa la mettiamo nel best of, Luca. Voglio il meme anch'io che mangio le patatine. Tu mancia! Jesus Christ! Superstar! La 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 la! Oh, AC Milan! Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati, benvenuti. Nuova live qua su tutti i canali ufficiali della AC Milan. Come sentite, la mia voce non ha ancora recuperato dai festeggiamenti di ieri sera. Quindi stiamo calmi ragazzi, stiamo calmi. Ciao a tutti, ciao, benvenuti.
Ciao, ciao, ciao Davide, ciao Francesco, ciao ovviamente Detox, ciao Mario, ciao Barbu, ciao Cristina che si è sabbata, ciao Daniele, ciao a tutte le persone che stanno arrivando piano piano, perché ovviamente inizia tra poco la conferenza stampa di presentazione di un nostro nuovo giocatore che è Aster Vranks, ragazzi. Ovviamente non sono da solo, ciao Mirko, ciao, ciao, sto bene, sto bene. Sono oggi in compagnia di un Mauro Suma che si sconnette, c'è, non c'è, il microfono, ci sei Mauro? Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a Lollo, mi spiace averti strappato alla tua festa a Basiano, alla festa no! del paese. Perché? Cioè, perché Mauro? Sì. Perché? Se colpisci basso io faccio altrettanto. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao a tutti. Festa del paese ragazzi, dopo ritornerò a festeggiare la festa del paese. Ieri sera, è andata bene a voi milanisti ieri sera, eh? C'è andata bene Mauro, tra l'altro adesso possiamo svelare questo retroscena ragazzi, ieri arrivo a casa Milan, non c'è il mio parcheggio ed ero preoccupatissimo perché quando non c'è il mio parcheggio, cioè il mio nel senso dove parcheggio di solito, ero un po' preoccupato, poi fortunatamente ho trovato un parcheggio lì vicino, era proprio adiacente, quindi ho detto beh magari la cabala non si accorge che non sono esattamente nel mio ma sono in quello di fianco. E ho voluto raccontarlo a Mauro. E Mauro, quando gli racconti le cose che... Sì, Mauro, no, ma io ti ho tranquillizzato subito, perché tu, quando me l'hai detto, io ti ho detto, ma no, me lo dici dopo. Però ho deciso, no, meglio esorcizzare. Me l'hai detto, quindi l'abbiamo esorcizzato. E poi io ti ho detto, no, ma l'importante è che abbia trovato il mio. È vero, è vero, infatti, è vero, è vero. Confermo. Abbiamo vinto con il mio. Grazie. Grazie al parcheggio di Mauro solito. Sì. Allora, sì, Mauro, io direi, visto che mancano già pochi minuti per la conferenza stampa di Aster, direi di parlare di lui. Mi sono preparato qualche informazione e poi mi racconti ieri sera come l'hai visto. Intanto, giusto per dare un'infarinatura generale, Aster Jan Vranks, 4 ottobre del 2002, età 19 anni, 1,83 di altezza, nazionalità belga e Repubblica Democratica del Congo, centrocampo, posizione centrocampo, piede destro. Sì, lui, guarda, io gli farò delle domande sul fatto, ad esempio, che lui nella scorsa stagione ha avuto Mark van Bommel come allenatore. Vero. E gli chiederò quanto può essere stato importante per un centrocampista come lui avere un allenatore centrocampista e se magari di tanto in tanto gli ha parlato di Milan, visto che il generale van Bommel qui da noi è ancora molto amato. Poi lui, in base alle statistiche tecniche, è un giocatore che ha un tasso molto alto di recupero di palloni quando va in pressione, quando va a pressare. Abbiamo visto. È un tratto statistico, per quanto sia molto giovane, tu hai detto 4 ottobre 2002, quindi ieri ha esordito nel Milan a 19 anni, quasi 20, ma 19 anni. 20 anni li farà fra qualche settimana, quindi stiamo parlando di un ragazzo veramente molto giovane. A me è piaciuto molto come è entrato, mi interesserà capire se in ritiro i compagni nelle giovanili qualche volta lo hanno chiamato Asterix oppure no. È una curiosità, insomma queste più o meno saranno le mie domande, però ieri è veramente piaciuto a tutti, anche qui a Milanello è piaciuto. Giustamente mi fanno presente dalla chat di guardare anche però il rendimento complessivo del calciatore, perché giustamente ci dicono ok 19 anni ma andiamo a vedere, allora ve lo riporto subito ragazzi, 77 presenze in campo per un totale di 4.291 minuti, la maggior parte delle presenze le ha tra la Jupiter Pro League e la Bundesliga, 25 e 38. Quindi sì, ovviamente capisco perché ci avete fatto questa domanda, capisco che sì, un giocatore giovane, come diceva Mauro, però un giocatore che comunque di esperienza ne ha parecchia, un po' atipico, no Mauro, rispetto ai 19enni che di solito arrivano al Milan? Sì, 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 lui credo abbia voluto fortemente il Milan, credo che le cronache di mercato narrano di molteplici interessi per lui, ma la mia sensazione è che lui abbia voluto fortemente il Milan. E quindi se uniamo la forza con cui ha voluto noi all'intensità del suo gioco, poi mi è piaciuto anche una bella presenza in campo, gli spagnoli lo chiamano medio scenico, una bella corporatura, insomma una corporatura elegante, giocatore bello tosto, insomma dobbiamo seguirne la crescita con attenzione e interesse. Assolutamente, mi ha preso l'occhio subito Mauro, così mi dichiaro, mi ha preso l'occhio subito quando è uscito da quella prima pressione, primo pallone toccato, o pop destro-sinistro, è uscito in mezzo a tre,
devo dire che quello è stato un gesto tecnico, però poi durante quei minuti in cui l'abbiamo visto giocare ha dimostrato di essere un giocatore, come dicevi tu, anche molto, molto fisico, molto, molto prestante, e soprattutto, come dicevi tu, un'altra, infatti, una caratteristica che mi ha colpito è quella prima pressione, cioè va a prendere subito il giocatore, e all'interno dello scacchiere del piolismo un giocatore con quelle caratteristiche alla sì. Benasser è un giocatore che ci serve. Sì. Sì, sì, Lollo. Quindi andiamo a conoscerlo. Abbiamo sì. avuto Malik Chow nei giorni scorsi. Oggi tocca a lui, toccherà anche a Serginho Dest. Quindi, insomma, conosciamo ragazzi che ci farà piacere veder crescere e magari consacrare qui da noi con la nostra maglia. Io per il momento tenderei a salutarti. Ci vediamo subito dopo. Ci vediamo subito dopo per fare la chiusura insieme. Ciao Mauro, grazie, a tra poco. Quindi ragazzi, in attesa adesso che Aster arrivi con praticamente le sue dichiarazioni, la sua presentazione al popolo rossonero, anche se in realtà, come vi abbiamo appena raccontato in questi primi minuti iniziali, la sua uscita sul palcoscenico rossonero c'è già stata ieri sera, ed è stata insomma una bella prima presentazione. Mauro, cosa ne pensi del gol annullato a CDK, il gol di Charles? Ti rispondo io che Mauro non c'è. Ovviamente a termini di regolamento almeno nelle immagini che fanno vedere dal VAR, quindi a termini di regolamento era giusto annullarlo. Per il mio cuore, per la mia passione, per la mia sfrenata gioia per il gol di Charles ieri in diretta, sarebbe stato meglio se ce l'avessero convalidato, non per niente, ma perché avevo fatto già tutta la mia esultanza che avevo già preparato da un po'. Ciao Milan Stark, ciao, grazie, non fate i complimenti a me, fateli al Milan. Poi qualcuno mi ha chiesto anche dell'espulsione di Rafa. Allora ragazzi, anche qua mi prendo giusto qualche minuto, intanto che aspettiamo che Aster arrivi. Vi dico quello che ho detto su tutti i miei social, insomma su tutti i video sia di ieri sera che di oggi. Ragazzi, io concordo assolutamente che il secondo, allora sul primo fallo di Rafa possiamo discuterne, insomma dai, primo fallo diciamo che non era prettamente da giallo, sul secondo a termini di regolamento se fa quello viene considerato, intanto sto guardando ragazzi se inizia, in termini di regolamento ovviamente viene considerato secondo giallo, però privare il calcio di un gesto come quello della rovesciata, permettetemi, da vecchio amante del calcio mi dispiace, cioè la rovesciata è talmente un bel gesto che andrebbe salvaguardata, invece se la inseriamo all'interno del gioco pericoloso è ovvio che poi dopo vai un po' a snaturare quello che è il gesto tecnico, anche perché ieri qualcuno mi ha detto ciao Samu, ciao a tutti, ciao benvenuti, ciao Ale, ciao Roby, ciao a tutti, anche perché ragazzi ieri qualcuno ha detto ma prende il giallo perché non si accorge che arriva il difensore della Samp a mettergli la testa, ragazzi si tratta di secondi, mentre stai facendo la rovesciata non è che ti puoi fermare perché arriva il giocatore, il difensore a metterci la testa, quindi ripeto, a termini di regolamento è giusto così, perché viene considerato gioco pericoloso, potremmo valutare il fatto se è giusto inserire o meno nel gioco pericoloso un grandissimo gesto tecnico come quello della rovesciata, ovviamente è sempre una mia opinione personale, condivisibile o meno. Dei Sav, ciao Lollo, come stai? Bene ragazzi, sono venuto qua a tenervi un po' compagnia oggi, la festa del mio paese, eccolo qua che ce l'abbiamo, andiamo a sentire le parole di Aster. Iniziamo con le domande di Milan TV. Grazie Nicola, buongiorno Aster, benvenuto. La sensazione è che tu abbia voluto fortemente il Milan come il Milan ha voluto te. Cosa ha rappresentato, sei ancora molto giovane, ma cosa ha rappresentato mentre giocavi per altre squadre nella tua carriera il Milan come valore, come simbolo? So welcome Aster. The feeling is that AC Milan really wanted you just like you wanted them. So you're very young, but how was your feeling about AC Milan? What did this club represent for you? First of all, for me, it presents like a very, very big club. First of all, it presents for me a very, very big club with a lot of things they did in the history, a lot of great players that passed, and I just want to be part of it. So I just keep training and hope I can every time grab some more minutes. Ma innanzitutto ha sempre rappresentato per me un grande club da osservare, da guardare e per il quale avrei voluto giocare. Ora che mi ci trovo farò di tutto allenandomi al meglio per meritarmi a questo ruolo.
Aster, la scorsa stagione hai avuto come allenatore anche Mark van Bommel, che è stato un grande centrocampista. Quanto è stato importante per la tua formazione di centrocampista avere un grande centrocampista come allenatore, e se per caso qualche volta ti aveva parlato del Milan? So, Asa, last year you had the coach also Van Bommel, which is who is a great midfielder. So, how important was for you, and how did this influence you as a midfielder, being trained by him? Was very good, because first of all he had a big career, so I could learn a lot of things from him, and as person also he was very very good with me, always giving me some tips to get better and better, so was a good experience for me. Ma è stata una bellissima esperienza, perché lui come grande giocatore io ho potuto davvero imparare molto, e mi ha sempre dato degli ottimi consigli, anche come persona mi è sempre stato vicino, e davvero è stata una bellissima esperienza averlo come allenatore. Emanuele Baiocchini, Sky. Ciao Aster, benvenuto anche da parte mia. Grazie. Volevo chiederti qualche sensazione, le emozioni che hai provato ieri quando mister Pioli ti ha detto di scendere in campo, era una partita tirata, era uno stadio pieno, il calore si sentiva, insomma, quelli che sono stati i tuoi sentimenti in quei 20 minuti scarsi di gioco ieri sera. So I'd like to know from you, how was the feeling and the emotions you had last night when you had the opportunity to play and Mr. Pioli actually called you in such an important match, a challenging match. So how was it in those about 20 minutes play last night? I think it were hard minutes, first of all because we were with 10, but I think I just came in with the mentality to just run every meter I have to run to help the team to not get a goal. So this was the most important for me, and I was also very happy to make my debut for AC Milan. Sono stati momenti Bravo. Davvero difficili, un po' sfidanti, perché ovviamente eravamo in una situazione dove non potevo permettere che il Milan potesse prendere un gol, per cui ho corso, ho dato il mio meglio e penso di aver aiutato la squadra, ed è stato veramente una grande emozione. Hai detto che hai corso ieri nella partita per aiutare la squadra, però hai dato anche qualità, ci sono state due o tre giocate in avanti positive di qualità, di talento che si vede nelle tue caratteristiche. Hai un modello di riferimento, un giocatore per il quale ti sei sempre ispirato, al quale ti sei sempre ispirato nella tua carriera in questi anni? Sei ancora molto giovane, però c'è un modello dove puntare. You said you helped the team, actually you gave your contribution last night, but you also showed very good skills, some forward actions that actually showed how big qualities you have. And do you have any player you have been inspired by in your history, in your career, even though you're very young? Is there anyone you have always looked at? Me, when I was young, still now, I always look to Moussa Dembele. So this is really a player I admire, and for the rest there are also some good players, but I always looked a lot to Moussa Dembele. Moussa Dembele è uno di quelli a cui ho sempre guardato ed ammirato con proprio grande rispetto e ammirazione. Andiamo da Daniele Longo, calciomercato.com. Ciao Aster, benvenuto in Italia al Milan. Ieri le immagini hanno, diciamo, carpito un tuo colloquio con Stefano Pioli a fine partita. Anche le immagini che ogni tanto trasmette il Milan degli allenamenti, le foto, capita spesso di vederti a colloquio con Pioli. Ti volevo chiedere cosa ti sta dicendo in questa prima tua, in queste prime settimane al Milan, e come lo hai trovato, insomma, come allenatore, naturalmente, dopo averlo visto in TV, o comunque aver sentito le sue referenze. So last night we had some footage with images of you having a dialogue, a conversation with Mr. Pioli, and also many other images during training sessions here. We have seen that you often talk to each other. So we'd like to know, what did he tell you? What were also the words you exchanged last night? And in general, how was the feeling with him? No, about the game was more tactical things, but I think this is between me and him what he said. But he always tried to help me, giving me some tips, learn me how the way AC Milan plays. So he actually just always tried to help me with some things.
Ma la conversazione di ieri verteva su questioni tattiche che credo debbano rimanere tra me e il mister, ma in generale cerca sempre di darmi dei buoni consigli, di aiutarmi a convincermi a capire com'è il gioco del Milan, quindi a farmi inserire bene con dei suggerimenti e consigli. Bessi, la maglia dei campioni d'Italia, sei entrato in una struttura, un centro sportivo che ha fatto la storia del calcio. Ti volevo chiedere cosa ti ha colpito di più in queste prime settimane all'interno della società, della struttura, anche dei compagni. So you're now wearing actually the Italian champion jersey, so this is a very important jersey. So, but in this first period here at this very important sports facility training center, so how was your feeling and how do you feel adapting to this new reality? No, for me it was first of all a big pleasure to be part of the team that, of course, last year was champion, and in the past years also did a lot of good things. So for me it was a big pleasure, and also the facilities are top, so it even pushes me more to work hard, so it's good. Ma è un grande piacere per me far parte della squadra campione d'Italia, e anche una squadra con una grande tradizione nel passato. Le strutture di questo centro sportivo sono fantastiche e ti motivano ancora di più a dare il meglio, per cui sono davvero contento. Andiamo da Francesco Rocchi, Rai. Ciao Aster. Ben arrivato a Milano. Vorrei chiederti, adesso qui nella Milano rossonera c'è un bel gruppo di giocatori belgi. Nella tua scelta magari hai influito, hai parlato con Salmeker, o magari hai fatto una telefonata a De Catelare oppure ad Origi? So you have now joined a club with several Belgian players. So have you called Salmeker, or have you talked with De Ketelaar or with Origi? Have you exchanged opinions with them? Before coming here? Yes. Oh, yeah, I know Salamakers and Divock just from one training with the national team, but I already played a long time ago with Charles. So I called Charles also to ask how the club is, how the team is, so yeah, I talked with him before I came here. Sì, prima di venire qua li ho contattati, anche perché sono in grande confidenza con loro, ho giocato con Salemakers, con Divock, anche con Charles, quindi l'ho chiamato per scambiare così qualche opinione, e mi hanno dato solo dei riscontri positivi. Ti faccio una domanda più semplice, quella di presentarti. C'è un centrocampista Under 21 della tua nazionale, ecco, dove ti piace giocare, cosa ti piace fare, quali sono le tue aspettative? So an easy question for you. You are a midfielder, you are an under 21 national team player. So what are your expectations? What are your characteristics, and in which position do you prefer to play, and how do you see yourself on the pitch? Honestly, for me, first of all, I just want to play in the midfield. If I'm in the midfield, I'm already happy. I'm not the player who doesn't like to play defensively or attacking, so for me it's equal. But I'll always like to go a little bit more in attack, but defensively I also like, so it's both is good for me. Ma innanzitutto io sono un centrocampista, mi piace giocare a centrocampo. Sì, magari se devo scegliere tra una posizione più di centrocampista difensivo o offensivo, forse preferisco la posizione offensiva, ma anche quella difensiva mi vede assolutamente pronto e contento da rivestire. Ti faccio un'ultima domanda. Hai parlato con i tuoi compagni, hai parlato con Salmeker. Immagino che ti avranno ovviamente parlato bene del Milan e soprattutto delle scelte, sono qui Maldini e Massara, ma quanto è importante anche sapere che è un Milan che punta sui giovani, cioè venire a giocare al Milan soprattutto in un momento storico come questo dove il Milan punta sui giovani. So you have talked with Salemakers, with the other teammates, and we have here Maldini and Massara, who really represent this new trend of the club of being focused on training the young players. How did affect this, this affecting you in seeing that AC Milan really invest a lot in young players? No, for me this was also one of the big reasons I really wanted to come here, because I see there are a lot of young guys, and
and they do all good because last year they played champion. So I really wanted to be part of this team. So it pushed me to come. Ma è stata una delle ragioni per cui sono stato molto contento di venire qui al Milan, proprio perché vedo che ci sono tanti giovani talenti che stanno crescendo bene. L'anno scorso erano anche in Champions League, per cui per me è stata una delle ragioni in più per essere felice di far parte di questo team. Andiamo da Pietro Mazzar. I direttori per tutto l'arco del mercato hanno cercato un centrocampista con le tue caratteristiche per sopperire alla partenza di Frank Essie, che è stato un giocatore molto importante anche per la vittoria dello scudetto. Ti senti pronto a raccogliere questa eredità e avere questa pressione addosso? Now the club managers have looked around very much to actually try and replace a player such as Kessié, who was a very important midfielder that contributed to the win of the Italian League. Do you feel ready to actually replace such a player as Kessié was? I think I came here with the feeling to bring something to the team, so in my head I'm always positive and I always want to show what I have, so yes, I'm ready. Ma penso di essere venuto qua con la determinazione e la voglia di mostrare quello che posso fare, di dare il mio contributo alla squadra, per cui certo sono pronto. L'altra cosa che volevo chiederti riguarda proprio la partita di ieri sera. Hai parlato già delle emozioni, delle sensazioni che hai avuto. Quanto è stato facile per un ragazzo come te, che aveva già esperienza anche internazionale, integrarsi in una situazione di difficoltà come quella nella quale si trova il Milan ieri? So we have already talked about last night's match, and since you also had international experience and you already talked about the emotions of playing in a moment that was a difficult moment for the match last night, but so can you tell us something more about how you felt in finding yourself in such a situation where the match was at a hard moment? Like I said, we were with 10, so yeah, we all have to stay together as a team and to press, to come back, to defend, to do everything. So we just were giving our lives to not concede a goal. And I think this was just the mentality I went into the game, to not concede a goal and to keep the ball in the team. And that's what we did. Come ho detto, siamo rimasti veramente tutti compatti proprio con lo stesso obiettivo di non concedere alcun gol alla squadra avversaria, e così abbiamo fatto. Sono entrato proprio in campo con questo in mente, focalizzandomi sul fatto che dovevo aiutare la squadra a non assolutamente concedere un gol. Tra circa un anno, perché Aster Vranckx dovrà essere ancora qui a Milanello, riscattato dal Milan, e quindi diventare parte ulteriormente integrante del progetto? So in about 1 year, why should AC Milan actually exert the option to buy you and having you as the official player of the club? So what do you think you should do to deserve such a situation? I think first of all to work hard every day on training. And when I get the opportunity to play, to give all the best I have, and then hopefully it will work. Innanzitutto lavorare duramente tutti i giorni nelle sessioni di allenamento, e quando mi sarà data l'opportunità di giocare, dare anche il mio meglio in campo. Chiudiamo con l'ultima di Mauro. Aster, le tue statistiche, i tuoi score dicono che hai un numero, un coefficiente molto alto di palloni recuperati quando vai in pressione, quando vai in pressing. La ritieni la tua caratteristica principale o ce ne sono anche altre, Aster? So if we look at your statistics, your records, we see that you have a very high number of retrieved balls. Do you think this is one of your main characteristics, especially when you're under pressing? So it's where you're able to retrieve more balls. Yes, this is for sure one of my qualities, to intercept balls and to attack, yeah.
Sicuramente credo che sia una delle mie qualità, quella di intercettare le palle, recuperarle e quindi poi ritrovarmi in un atteggiamento di attacco offensivo. Grazie a tutti, grazie Aster e buon lavoro, buona domenica. Grazie. Grande Aster, ciao, ciao, benvenuto, benvenuto, benvenuto qua tra la famiglia rossonera, anche a te facciamo questo rito che ormai lo facciamo tutte le volte che finisce conferenza stampa dei nostri nuovi giocatori. Bene ragazzi, dai, conferenza stampa che mi è piaciuta, anche lui quello che diciamo sempre, insomma, filo rosso di una persona, di un giocatore, anzi prima mettiamo di un uomo con le idee chiare, sembra proprio una brava persona, un bravo giocatore, di carattere anche disponibile, quindi come vi dicevo poi per tutte le altre presentazioni c'è questo filo rosso che lega un po' tutti. Vi è piaciuto ragazzi? Vi è piaciuto? Datemi qualche info anche da parte vostra. C'è ancora chi mi sta chiedendo di Rafa Leao, ne abbiamo già parlato prima ragazzi, adesso siamo in chiusura con questa trasmissione, ce ne sarà domani magari un'altra, state sintonizzati sui canali ufficiali dell'AC Milan, perché magari ci saranno altre presentazioni, poi avremo la conferenza stampa prepartita del match di Champions League, in cui andremo a sentire le parole di Mister Pioli. Non saremo in diretta per la live reaction della Champions perché non viene fatta e poi saremo in diretta giovedì dalle ore 17 alle ore 18:30. Intanto vedo che è tornato anche Mauro. Ciao Mauro! Non ti sento Mauro? Mauro? Prova? Adesso sì. Io sono qui. Ok. No, giuro che non era. Questa volta non era... Non era una battuta. Mauro, giusto così in chiusura, 4-5 sì. Minuti, ti chiedo le tue impressioni sulla prima conferenza stampa di Aster Vranckx. Ragazzo serio, concentrato, si vede che ha voglia di far bene, si vede chiaramente, nettamente. L'esordio è stato per quello che doveva fare ieri sera più che buono e quindi seguiamolo, non mettiamogli pressione, non pensiamo che sia venuto qui a cambiare il mondo in tre giorni, però è un ragazzo che può darci, che può crescere. Può fare assolutamente bene. Grazie Mapit, grazie. Intanto come vedete l'account ufficiale del Milan ci ricorda che domani presentazione di Serginio Desta alle ore 18:30. Aspettiamo ovviamente conferma poi di questa cosa qua, però rimanete sintonizzati sui canali ufficiali come vi dicevo prima per il cambio eventualmente dell'orario, la conferma dell'orario e basta. Ah, è già arrivata una mail di conferma, ok, quindi a quel punto è questa. Domani presentazione Desta, 18:30, non mancate, quindi rileggiamo quello bene, che c'è scritto. Grazie. Bene. Mauro, va bene, siamo in chiusura. Ci vediamo a questo punto domani alle ore 18:25 per la presentazione di Desta. Ci vediamo martedì per la conferenza stampa del mister. Ci vediamo giovedì, mercoledì non saremo in diretta. Ci vediamo giovedì dalle 17 alle ore 18:30. Vedo più te di mia moglie. Esatto, va bene. Esatto. Anch'io vedo più te che Claudia, quindi mi preoccupo. Ciao Mauro, un abbraccio a tutti i tifosi. Ciao ragazzi, ciao. Grazie, ciao a tutti. Memoria, AC Milan uguale vittoria, in Europa si è fatta la storia, milanisti nel cuore, sono 11 in campo e milioni là fuori, rossoneri guerrieri, anche all'estero sentono i cori, è una realtà partita da qua, la città della Madonnina, innamorato pazzo di lei, della testa c'ho solo il Milan, tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno, tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno, tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Guardo il Milan.
Milan alla TV. Se vuole partite alla radio, ma mi esalto molto di più. Quando esco e vado allo stadio, canto per 90 minuti. Anche dopo aver fatto la fila, i rossoneri non restano muti. Tutto per il magico Milan, non mi importa quando e dove. Vincere è quello di cui ho bisogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno.